caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi facciamo partire una nuova rubrica che si chiamerà Tackle Review. Parleremo di attrezzature da pesca, anteprime, recensioni, test, novità del settore e oggi iniziamo con la presentazione di un'esca artificiale della Shimano della serie X-Sense. Parleremo del Silent Assassin. Andremo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche principali di questa esca artificiale. Allora, partiamo subito con la scheda prodotto. Si tratta di un Minnow Jerkbait della lunghezza di 129 mm per un peso di 24 grammi. La tipologia è floating, quindi galleggiante, dotato di tre ancorette, riesce a nuotare ad un range di profondità dai 40 ai 70 cm circa. All'interno non è previsto il rattling, è un'esca silent come anche il nome ricorda, ed è dotato di bilanciamento interno della pesistica con il sistema brevettato da Shimano che si chiama Jet Boost, che poi vedremo di seguito. Andiamo adesso a spacchettare questa esca. Allora, il jerkbait Shimano della serie X-Sense Flash Boost 129F Floating Silent Assassin è un artificiale tra i più performanti del mercato. La Shimano l'ha realizzato dopo diversi studi nel settore, andando ad individuare quelle che sono i punti chiave che un'esca artificiale di moderna concezione deve ovviamente avere. Parliamo di un nuoto ottimale, una buona lanciabilità e un carattere distintivo che la rende unica ed innovativa. Nasce quindi questa esca dedicata sia a predatori marini che d'acqua dolce. Possiamo insidiare il pesce serra, la spigola in mare, mentre in acqua dolce possiamo ricercare i grossi lucci, magari gli aspi e perché no il black bass. Il Flash Boost, ora vi faccio vedere questa lamina interna, è uno dei caratteri distintivi di questa esca, dalla silhouette affusolata e filante. Questa lamina interna, posizionata subito dopo la testa, grazie alle pareti trasparenti del corpo, riesce ad emanare questi flash, questi bagliori, durante l'azione di nuoto ed è ideale per richiamare maggiormente i predatori in caccia. Si può sfruttare sia in condizioni d'acqua scura, torbida, magari nella risacca, ma soprattutto in acqua chiara, dove i predatori sono attratti da questi flash, questi bagliori. La tecnologia Flash Boost è un'esclusiva Shimano che utilizza uno specchio laminare sospeso su due piccole molle all'interno dell'esca. Questo specchio emette continuamente lampi di luce anche quando l'esca è ferma. Guardate. E dona all'esca una particolare vitalità, aumentando le possibilità di strike. Una tecnologia che secondo me ha fatto scuola nel suo settore, ma è stata imitata da altre ditte concorrenti che l'hanno sfruttata nelle loro imitazioni. Guardiamo adesso invece la scheda dei dettagli di utilizzo. La distanza di lancio che ci indica la casa è circa 60 metri, più di 60 metri. L'azione è un mix fra rolling e wobbling e le tipologie di recupero che possiamo utilizzare variano dal jerk, velocità media lineare, recupero stop and go o possiamo utilizzare anche un recupero abbastanza veloce. I predatori e l'ambiente ideali per questa esca in mare sono soprattutto il serra, la spigola, il barracuda, mentre in acqua dolce possiamo utilizzarlo per la pesca dei lucci, delle trote, degli aspi o magari bass. Le colorazioni che abbiamo attualmente in distribuzione in Italia sono 8 per la serie floating, per la serie galleggiante e 8 per la versione affondante. Il prezzo a cui possiamo trovare questa esca varia dai 15 ai 22 euro. In questa ultima scheda invece diamo un po' quelle che sono le nostre considerazioni in merito e che cosa possiamo dire. Il Silent Assassin della Shimano
rappresenta un concentrato di tecnologia ed innovazione integrato in una sola esca artificiale. I materiali di utilizzo sono di buona qualità, il corpo e le pareti sono in plastica di uno spessore giusto per resistere ai morsi dei predatori e dai colpi accidentali a cui possiamo sottomettere, ecco, questa esca. La paletta ha una buona resistenza agli urti. Il sistema Flash Boost, anche in seguito a molte sessioni di utilizzo, non ha mai ceduto, né tantomeno si è sentito dire magari in rete che qualche pescatore si lamentava per una rottura indesiderata. Così come il sistema Jet Boost, che io sappia, ha una buona durata nel tempo, e così come la verniciatura, che appare essere nella media di esche di simile fascia di prezzo. Le colorazioni sono quelle ideali per i pescatori dello stivale e vanno a richiamare le livree dei pesci esca più comuni. In conclusione, parliamo un po' dei pro e dei contro di questa esca. Tra i pro posso dire che all'inizio questa esca non ha destato la mia particolare attenzione, forse perché non è stata presentata in maniera efficace, se non con qualche foto, qualche video in rete di qualche cattura. Ma avendola tra le mani e andando a studiarne le caratteristiche, mi sono dovuto ricredere e penso che sia una delle esche più interessanti degli ultimi anni e che farà parlare di sé per parecchio tempo. Come contro posso dire che per le sue caratteristiche di originalità e di innovazione è stata subito studiata e clonata da ditte concorrenti e soprattutto ditte di produzione cinese, per cui riusciamo a trovare questa esca artificiale ad un costo molto molto più basso sui classici siti di shopping online di provenienza cinese. Inoltre, credo che le ancorette non siano della grandezza giusta per assicurare una giusta tenuta per pesci di grossa mole, ma credo che questa scelta sia stata determinata per il corretto bilanciamento e il suo assetto durante l'azione di nuoto. Ecco ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete iscrivervi al canale potete farlo, magari in questo modo riuscirete ad avere gli aggiornamenti sui prossimi inserimenti. Ringrazio a tutti per la visione e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.